Io con altri compagni sono uscita da RDB già da tempo, già dal 2007. Io appunto e altri compagni usciti in quel momento eravamo delegati nazionali per il settore università, ma non solo, ma anche per il pubblico impiego. E la rottura è stata molto importante, noi non ci stupiamo oggi assolutamente di questi attacchi, delle personalizzazioni, dell'uso degli avvocati eccetera, perché nel nostro piccolo allora ce le siamo vissuti tutti, ci siamo sentiti dire praticamente che eravamo dei fascisti a un certo punto, dopo aver fatto una scelta di non condividere più un modello sindacale. Sono felice di essere qui presente prima di tutto, perché questo passaggio speravamo di farlo prima ma non potevamo farlo ovviamente. Una minaccia ci è arrivata ultimamente quando sul sito della CUB è apparso il fatto che Unità di Base aveva deciso di aderire alla CUB e quindi di impegnarsi politicamente su un percorso di costruzione di un'organizzazione che è quella di mettere insieme università e scuola. Questo significa che non esiste, per quanto in termini organizzativi chiaramente dobbiamo trovare il modo di intervenire ognuno nei propri posti di lavoro, che non si possono mollare come qualcuno vorrebbe per costruire il sindacato metropolitano, ma anzi al contrario, dobbiamo essere sempre più presenti. Dobbiamo essere sempre più presenti sulle questioni che ci appartengono in generale. Quando noi parliamo di reddito garantito stiamo parlando di qualcosa che è assolutamente trasversale, stiamo parlando quindi di una cultura, che è fondamentale. Dentro l'RDB quello che non siamo mai riusciti a fare, per esempio, è a partire dalle piccole cose, dai piccoli esempi, mettere insieme il pubblico e il privato. Io quando vado a lavorare al mattino nella mia università, io sto a Bologna, un'università molto grossa, non sono io e i miei colleghi del pubblico impiego, non siamo io e i miei colleghi con lo stesso identico contratto di lavoro che magari ancora oggi, fino ad oggi, diciamo che domani non lo sappiamo, è vero che ci garantisce più diritti che agli lavoratori dei settori privati. In realtà io entro e ho la signora delle pulizie che per fare uno stipendio di 900 euro al mese ha tre lavori, non uno, e si alza alle 5 del mattino e torna a casa alle 8 di sera. Ho i lavoratori delle cooperative, REA, riconosciuta credo nel territorio torinese ma anche nel nord dell'Italia, perché lavora solo ed esclusivamente di appalti pubblici, e questi ragazzi si sono visti pagati 5 euro netti all'ora, chiamati a giornata perché non avevano una programmazione mensile, e inoltre da quest'anno, visto che gli appalti costano, i servizi vengono tagliati, i denari del pubblico impiego sono sempre meno eccetera eccetera, oggi lavorano 6 mesi su un anno e non hanno diritto alla disoccupazione, non hanno diritto a nulla che vada ad arrotondare il loro stipendio, e in più pagano ovviamente, diciamo che è un io lo chiamo caporalato garantito, pagano pure perché devono essere soci, e le quote arrivano annuali, cioè le quote diciamo fino a 3.000 euro, per cui su quei 5 euro mensili gli viene trattenuta, fino a quando non sono arrivati ai 3.000 euro, il 20%. Ecco, allora, questo tipo di ragionamento dentro a RDB non si è mai riuscito a fare. Noi ci siamo stati 10 anni consapevoli di tutta una serie di limiti, eravamo anche nei gruppi dirigenti appunto bolognesi, siamo arrivati nel 2004, non ieri, quindi in tempi non sospetti, addirittura a un congresso straordinario. E nel congresso di pubblico impiego addirittura non ci siamo presentati noi questa volta, perché ci sentivamo veramente presi in giro. Poi grazie a un'operazione del nazionale abbiamo deciso comunque di provare a lottare all'interno, perché è importante che ci sia un grande sindacato di base. Non lo vogliono fare, non è quello che gli interessa, l'organizzazione per loro non è... L'organizzazione per loro non è qualcosa in mano, diciamo, non è lo strumento dei lavoratori, dentro i quali i lavoratori insieme producono anche cultura. Per loro l'organizzazione è qualche cosa che ha un significato completamente diverso, che gli garantisce rappresentatività, che gli garantisce introiti, che gli garantisce appunto la firma del contratto e tutti i tavoli di cui sappiamo. Noi siamo appunto importanti perché viviamo l'ambiente della scuola e dell'università, e quindi l'ambiente dove si fa cultura. È fondamentale perché i lavoratori del pubblico impiego oggi
sono forse più garantiti, ma domani non lo sono più. Quello che sta succedendo nella scuola con i tagli che abbiamo visto e abbiamo sentito appunto gli interventi di ieri, i tagli che sono solamente tagli economici, non c'è un progetto di scuola alternativo. Sull'università c'è un'aziendalizzazione spicciola e quello che sta succedendo è che l'utilizzo, che vale per tutti, in particolare ora, in questo momento, con la prossima riforma che ci arriverà molto presto, delle università dove si parla di meritocrazia, eccetera, no, non è meritocrazia, non è qualità, non è qualità dell'insegnamento, non è la qualità dello studio dello studente che non ha più le mense, che non ha più le case, che non sa più come appunto sostenersi per andare a studiare, è invece l'uso, diciamo così, un ulteriore tentativo, e probabilmente gli riuscirà, di usare i soldi pubblici a fini del tutto privati. Saranno i privati, le fondazioni, le imprese, eccetera, che dentro l'università sceglieranno che tipo di studio, di già poi per la scuola è così, per la scuola di ordine secondario, per l'università di fatto è così, ma verrà di fatto legalizzato con questo passaggio ulteriore che fra poco ne sentirete parlare, c'è solo per ora un disegno di legge, e saranno loro ancora di nuovo quei padroni di cui abbiamo parlato prima a decidere come annebbiare le menti della gente e praticamente farla diventare assolutamente schiava, a partire proprio dalla non capacità di ragionare. La ricerca, la sanità, noi abbiamo appunto le facoltà di medicina ormai già oggi in sanità, la ricerca di base, quella che serve per le patologie che noi abbiamo normalmente non c'è, c'è la ricerca che serve alle ditte farmaceutiche che già stanno dentro ai nostri ospedali. I nostri ospedali in gran parte sono già per metà ospedali che con risorse pubbliche, personale pubblico, fanno libera professione. Ecco, serve un pensiero che ci metta insieme tutti quanti e che ci garantisca veramente finalmente di riuscire a essere forti nel contrastare questo. Non ci servono le categorie sono uno strumento che noi ci diamo, il pensiero deve essere uno. È vero che qualcuno è più garantito e qualcun altro è meno garantito, ma il nostro obiettivo è che tutti siano garantiti allo stesso modo. L'università e la formazione chiaramente è un settore importante. È un passaggio importante quello che dobbiamo fare, appunto. Io spero, anche con il Si Può che ieri si è presentato, spero e credo che ci riusciremo a breve termine ad organizzare, malgrado, dicevo prima, ci sia già arrivata da RDB, dopo questa adesione, la minaccia appunto che non si può usare il logo CUB e che noi alla CUB non possiamo aderire legalmente, cioè è illegale, l'hanno proprio sottolineato, questa adesione. Credo che qui si stia esprimendo appunto questo coraggio di volare, credo che sia importante oggi dare un segnale forte, perché è vero che i lavoratori ne hanno bisogno, però sono anche molto sfiduciati, perché l'immagine che il sindacalismo di base purtroppo ha dato in questo, grazie a pochi, però comunque questa è l'immagine che ultimamente è stata data, è di gran confusione, di litigate su vari territori, eccetera. Quindi è un lavoro davvero faticoso, ma credo che appunto il coraggio ce l'abbiamo e quindi proviamo a metterci un attimo di ali ed andare. Noi ci siamo.